partiamo dall'episodio dalla fine, dal 95esimo. Io vedendola da casa mi è sembrato netto il contatto di Dante sul tuo piede, poi tu sei troppo esperto per... Mi senti? Ecco, Sì. no, mi è sembrato netto il contatto di Dante sul piede, poi tu sei esperto e quindi l'hai sfruttato al meglio, direi. No, sì, ho detto anche prima dal campo sembrava netto, mi ha toccato, quindi l'arbitro giustamente ha fischiato il rigore, poi è normale che se prendi il rigore alla fine ci sta, lamentano che fanno un po' di casino, però il rigore c'era, quindi l'arbitro è stato bravo. Cosa ti E quindi, chiede? Ah sì, scusami Claudio, no, finisco per chiederti, appunto, non avete rubato nulla e anzi, poi tra l'altro questa tua trasformazione corona anche un'ottima prestazione generale tua, anche personale. Sì, dai, siamo stati ripagati perché fin dall'inizio abbiamo fatto una partita tosta, abbiamo creato delle occasioni, non siamo riusciti a sbloccare, però abbiamo creduto fino alla fine, da quelli che erano in panchina, da quelli che sono entrati, noi che siamo partiti dall'inizio, quindi siamo stati ripagati perché alla fine oggi sapevamo che era una partita difficile, loro non avevano mai perso in casa. Stanno giocando bene, sono messi bene anche in classifica, quindi era una partita molto dura. Però ci siamo fatti trovare pronti e, come ho detto, alla fine siamo stati ripagati perché abbiamo creduto fino alla fine. Due domande. Allora, una di semplice curiosità, cioè che cosa come ti ha provocato il portiere quando tu stavi preparando il rigore, visto che ti si è avvicinato, ti parlava, ti diceva delle cose strane. E la seconda invece tecnica, qual è stata la maggiore difficoltà che avete incontrato questa sera contro questa squadra? No, ma lì sinceramente non mi ricordo neanche quello che mi ha detto, anche perché ero concentrato sul rigore, su dove calciare, quindi sinceramente non gli ho dato neanche ascolto. Poi sulla partita loro sapevamo che loro il campo qua è piccolo, erano aggressivi, sono aggressivi, ma poi sanno anche giocare, hanno le due punte molto fisici e quindi buttano anche questa palla su di loro e cercano di sfruttare la loro fisicità, però siamo stati bravi. Loro hanno creato poco nulla, un tiro, mi sa che hanno fatto un tiro dove Vanucchi si è fatto trovare pronto e niente, noi abbiamo creato 4-5 occasioni importanti, abbiamo preso due traverse. Dai, abbiamo fatto secondo me una partita importante su un campo molto difficile. Il modo migliore per arrivare allo scontro col Perugia, questo. Sì, dai, noi sinceramente non stavamo neanche pensando a Perugia perché sapevamo che oggi era molto importante e che sarebbe stata una partita difficile. Quindi sì, adesso dopo la partita uscire da qua con una vittoria ci dà ancora più convinzione della nostra forza e adesso abbiamo una partita importante, però anche bella da giocare perché giochiamo contro una grande squadra. C'è chi dice che questa squadra, il Padova, sia un po' Ronaldo dipendente. Stasera lo è un po' di più, secondo te? Secondo me no, perché anche l'altra sera contro Cesena io non c'ero, però secondo me la squadra ha fatto molto bene. Io ero da su, ho visto la partita, da quello che abbiamo letto anche il giorno dopo sui giornali, non lo so se magari ho guardato un'altra partita, però a tratti abbiamo fatto molto bene. Loro hanno sfruttato due ripartenze e è sembrato che ci hanno messo sotto, quindi sinceramente ho fatto anche un po' di fatica a capire alcune cose, però abbiamo rivisto la partita e a tratti ripeto, abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto due o tre occasioni molto importanti e niente, penso che la squadra non sia assolutamente dipendente di Ronaldo, anche perché abbiamo fatto tanti risultati anche senza di me. Com'è lo stato d'animo nell'affrontare una partita così importante come quella di domenica prossima con il Perugia, dopo aver insomma, superato questo scoglio e soprattutto agli ultimi secondi? Cioè, chi va in campo, quindi un giocatore, una squadra, cioè, qual è lo spirito che adesso potrà avere
E chi darà una mano, evidentemente, forse anche domenica prossima. No, ma allora anche se oggi non fosse andata bene, penso che lo spirito sarebbe stato lo stesso, perché comunque oggi abbiamo fatto una grande partita, poi siamo state ripagate alla fine, però anche le ultime due avevamo giocato bene, non abbiamo vinto, però comunque oggi abbiamo dimostrato che i due pareggi non ci aveva cambiato nulla, quindi anche se non vincevamo oggi sarebbe stato uguale, però è normale che se vinci qualcosa in più ti dà, e quindi siamo felici più che altro per i 3 punti. Poi adesso abbiamo 2 o 3 giorni per recuperare, anche perché oggi abbiamo speso tanto e cercheremo di arrivare al meglio ad affrontare questa sfida importante e bella, perché comunque, come ho detto prima, giochiamo contro una squadra molto forte. Ok, a Grazie. posto, va bene? Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie.